Questa marcia è una marcia che noi facciamo insieme con Papa Francesco. Insieme a Papa Francesco cammineremo da Perugia ad Assisi per riprendere, rilanciare quel grido fortissimo, angosciato, che Papa Francesco ha lanciato oramai e continua a lanciare oramai da 2 mesi, fermatevi, fermatevi, fermatevi. La guerra è una follia. È di domenica scorsa, giorno di Pasqua, che Papa Francesco ha rafforzato questo invito ad assumerci la responsabilità di fare qualche cosa per la pace. E mi piace dire che questa marcia sarà la prima risposta concreta che noi diamo a Papa Francesco quando ci invita tutti ad impegnarci per chiedere a gran voce dai balconi e per le strade, queste sono le sue parole di domenica scorsa, pace, per chiedere pace. E lo faremo in una maniera seria, non con gli slogan, non con lo sventolare delle bandiere, ma con lo sforzo e l'impegno di quelle persone che sono angosciate per le donne, i bambini, gli uomini, i malati, gli anziani che non sono potuti scappare, i poveri ucraini che non hanno avuto i mezzi per poter scappare dall'inferno della guerra e sono ancora sotto le bombe. È per loro che innanzitutto noi faremo questa marcia, convinti che c'è un'altra via, un'altra strada. E il giorno prima della marcia ci ritroveremo al Sacro Convento di San Francesco d'Assisi proprio per riflettere insieme, per dare una sostanza, un corpo a questa via della pace, per dargli concretezza. E poi, terminata questa riflessione, andremo nella Basilica Inferiore per una veglia di preghiera, per un momento di preghiera che sarà condotto dal Cardinal Michael Cerny, prefetto per il Dicastero per lo sviluppo umano integrale della Santa Sede, uno dei 2 uomini che Papa Francesco ha mandato subito in Ucraina per portare la solidarietà e la vicinanza alle vittime. Ecco, si continua un attacco, mi verrebbe da ignorarlo, diciamo, ma nei confronti di chi lavora per la pace. Noi non siamo mai, e non siamo mai stati, e mai lo saremo, equidistanti. Noi siamo per l'equivicinanza. Noi siamo per l'equivicinanza alle vittime. Noi siamo sempre dalla parte delle vittime. Siamo dalla parte degli ucraini, innanzitutto oggi, come siamo dalla parte di tutte le donne e gli uomini che sono sotto le bombe in tanti, purtroppo, conflitti, in troppe guerre che continuano a insanguinare il nostro pianeta. Ripartiamo dallo Yemen, vogliamo passare per l'Africa, vogliamo passare per la Libia, per l'Afghanistan, per l'Iraq. Purtroppo noi, come dire, abbiamo fatto tante manifestazioni contro le guerre in questi anni. E non si è voluto ancora ascoltare il grido di pace di chi è sotto le bombe. E domenica prossima, partendo alle 9 dal Giardini del Frontone, noi vogliamo dare voce a chi chiede pace, che non sono i pacifisti. Chi chiede pace sono le vittime delle guerre. Sono loro che chiedono pace. Noi siamo il loro megafono. Noi dobbiamo essere il loro megafono, sono loro che dicono fermatevi, basta di buttare le bombe sulle nostre teste, basta stragi. A qualcuno ho ricordato in questi giorni che sono 8 anni che noi organizziamo marce Perugia-Assisi per mettere fine alla guerra nel Donbass come in tutte le altre guerre che ci sono nel mondo. Ne abbiamo contate 6 di marce Perugia-Assisi fatte in tutti questi anni. Dove erano tutti quelli che oggi puntano il dito anziché contro la guerra, contro chi cerca la pace? Dove erano? Dove eravate?
La guerra è la sconfitta della politica. Non chiedeteci qual è l'alternativa alla guerra, perché l'alternativa alla guerra non è la pace, l'alternativa alla guerra è la politica, la politica. E questo è quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, ormai da 60, più di 60 giorni, è il suicidio della politica. La politica che rinuncia alla sua azione per dare spazio solo alle armi, che si affida alle armi. Noi vogliamo ridare dignità e forza alla politica, alla buona politica, quella che si prende cura dei cittadini, dei popoli, delle sorti delle genti, quelle che interpretano e cercano di dare sostanza ai principi scolpiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Carta delle Nazioni Unite. È questa politica che camminerà lungo la strada che va da Perugia ad Assisi domenica prossima. È questo bisogno di politica che è fatto di, non di utopie, ma di cammini concreti. Anche per questo lo diciamo, che chi viene alla Perugia-Assisi si assume una responsabilità personale, la responsabilità di cominciare a prenderci cura gli uni degli altri, perché la pace non si fa con i proclami, con gli slogan, con le bandiere, la pace si fa con l'impegno concreto, quotidiano, perché tutti noi possiamo fare pace tutti i giorni. Tutti i giorni, in ogni momento della giornata, abbiamo la possibilità di scegliere tra la pace e i conflitti. Se dare una mano alla pace o alimentare i conflitti. Lo vediamo nelle relazioni interpersonali, nella competizione. E allora la pace non dipende solo dai governanti, la pace dipende anche da ciascuno di noi. E quindi aver deciso di organizzare in un mese questa marcia Perugia-Assisi per noi voleva dire offrire una possibilità, un'opportunità a tutte le donne e gli uomini che credono ancora nella pace, che credono ancora nella politica, negli strumenti della politica, che non si sono rassegnati alla guerra, che non si sono arresi alla guerra, altro che arresi a Putin, si sono arresi alla guerra, che rischia di essere ancora peggio, perché purtroppo il peggio deve ancora venire. E questa marcia è fatta e organizzata per scongiurare il peggio che deve ancora venire. Perché ogni giorno di guerra in più vuol dire una guerra che diventa sempre più cieca e sempre più devastante. E che rischia di allargarsi, di fuoriuscire dall'Ucraina e di investire, come già sta accadendo in realtà, il mondo intero, trasformando, brutalizzando, deteriorando le condizioni di vita di tutte le persone. E non sono i ricchi che ci rimetteranno, ma i più poveri. Quelle famiglie che già oggi facevano fatica, dopo 2 anni di Covid, a ritrovare una speranza di vita, a tutti quegli imprenditori, a tutte quelle organizzazioni che hanno tentato di resistere alla pandemia sanitaria e che oggi sono invece costretti a pagare le conseguenze della via della guerra. Ecco, dobbiamo cambiare strada. Questa marcia è soprattutto per questo. Ma la nostra partecipazione alla Marcia della Pace non è la prima volta. Come Movimento dei Consumatori già altre volte abbiamo partecipato alla marcia e con Flavio ci siamo visti, sentiti, organizzati in altre occasioni in ragione proprio della marcia. Ma in questo momento riteniamo che è particolarmente importante la presenza del nostro movimento tra consumatori. Rappresentiamo appunto oltre 6 milioni di persone, la nostra è un insieme di cooperative appunto di persone. Questo perché l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che fa strage di innocenti, colpisce popolazioni civili, distrugge non solo obiettivi militari ma anche edifici civili, scuole, ospedali, l'aggressione della Russia all'Ucraina non è giustificata. L'Italia, l'Europa e il mondo devono sostenere il diritto alla libertà, all'autodeterminazione del popolo ucraino e non solo del popolo ucraino ma di tutte le popolazioni
oppresse da dittatori, ma non solo, da violenze varie. Nella situazione drammatica che stiamo vivendo, quindi, COP si riconosce nello spirito della Costituzione italiana, all'articolo 11, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E continuiamo a sperare in una cessazione delle ostilità ed una soluzione multilaterale concordata del conflitto in corso. Questa non è la prima adesione, iniziativa che noi facciamo nei confronti del popolo ucraino. Abbiamo sostenuto le popolazioni con donazioni, con raccolte di cibo, con raccolte di altre necessità per i bambini, nonché con l'aiuto e il sostegno che abbiamo dato alla comunità di Sant'Egidio, a Medici Senza Frontiere. Abbiamo contribuito e abbiamo raccolto tra i nostri soci e dipendenti oltre 1,5 milioni per sostenere le popolazioni ucraine. Ecco, il nostro impegno è un impegno costante, civile, perché i nostri valori sono valori di inclusione, sono valori di libertà, sono valori che vanno contro ogni tipo di violenza e ogni tipo di discriminazione. Grazie.